In diretta con il primo ospite della giornata, il consigliere comunale di Cetraro, Tommaso Cesario. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori. Buongiorno consigliere. Allora, parliamo subito del punto nascita di Cetraro. Qualcosa si muove, logicamente tutto l'iter è farraginoso, da quanto abbiamo appreso anche dalla stampa, ma lei ha lanciato un appello. Dobbiamo essere uniti. Uniti e soprattutto anche forse rispolverare quelle che in passato sono state le cosiddette voci nel deserto, che forse ci hanno già anticipato quello che poteva succedere, ma che purtroppo non abbiamo ascoltato. Sì, purtroppo è così. Ho lanciato questo appello accorato e sincero perché penso che sia davvero arrivato il momento di mettere da parte le polemiche, anche a volte legittime, ci mancherebbe, perché poi sono mosse sicuramente da nobili intenti, insomma, perché ognuno vorrebbe una sanità e un ospedale funzionante, ci mancherebbe. Però adesso bisogna guardare avanti, perché altrimenti ne avremmo tutti da ridire cose sulla politica regionale, sulla politica anche locale, sull'impegno mancato di Tizio, di Caio. Non servirebbe a nulla, non servirebbero proprio a nulla. Poi al limite, anche perché poi i cittadini elettori non hanno più gli occhi chiusi come un tempo, capiscono chi strumentalizza, capiscono chi ha dato davvero, come dire, impegno, ha mostrato Sì. impegno sullo stradale di Cetraro, quindi ormai si sanno, le cose si vedono. Adesso è arrivato il momento di non fare il gioco dei così, quelli che io chiamo questi poteri occulti, che hanno secondo me una strategia ben chiara, che arriva da lontano, da un po' di anni, che è quello di depotenziare l'ospedale di Cetraro. Ma non solo con i reparti, lei deve sapere che anche sul Sì. piano della manutenzione sono anni che a Cetraro non arriva alcun finanziamento, alcuna risorsa per mettere a posto strutturalmente l'ospedale. Ma è, diciamo, che è una strategia proprio per farlo cadere a pezzi, letteralmente, e quindi dire: vabbè, lo stadio di Cetraro non è a norma, lo stadio di Cetraro cade a pezzi, quindi fa chiuso. Quindi questa è una mia idea, è una mia teoria, ma che, voglio dire, è suffragata da Dai fatti fatti, evidenti. certo. Quindi io dico: adesso tutti ci uniamo, tutti, maggioranza, minoranza, non esiste più colore politico, adesso esiste una sanità che deve funzionare, adesso deve esistere un punto nascita che è vergognoso no, tenere chiuso in una fascia di oltre 100.000 abitanti. È veramente vergognoso e pericoloso, pericoloso. Poi se Sì. ne assumeranno la responsabilità i responsabili di questo mancata apertura. Quindi, detto questo, io ho apprezzato l'azione del sindaco, del consigliere regionale, del presidente del consiglio, che erano lì in rappresentanza di tutta la cittadinanza. Il sindaco e il presidente del consiglio in rappresentanza di tutto il consiglio comunale, quindi l'ho apprezzato molto. Però attenzione, vorrei un po', come dire, placare i facili entusiasmi, perché al momento non è, perché è passata un po' l'idea che riapre il punto nascita. Ancora il punto nascita è chiuso Sì, e non infatti esiste niente. leggevamo che al momento ci vogliono altre Esatto, scartoffie. allora la cosa positiva di quel sit-in, di quella occupazione simbolica alla quale va dato atto, ci Sì. mancherebbe. E la cosa positiva è che ha firmato l'autorizzazione al finanziamento che servirà a mettere a norma alcune cose per far che, utili alla riapertura del punto nascita. Quindi sono stati finanziati dei soldi, adesso si dovrà agire, si dovranno fare dei lavori, quindi il tempo passerà. Quindi no, siccome io lo voglio pensare questo, ripeto, non per sminuire l'azione fatta dal sindaco, dal consigliere regionale, dal Sì, è un presidente appello alla della regione, prudenza. è giusto, esatto, non suscitare facili entusiasmi, ma anche perché poi si ritorcerebbe contro di loro, siccome ci avete detto. Quindi voglio dire, sta passando un po' un messaggio come se la cosa si sia risolta definitivamente, anche perché non so chi abbia fatto uscire questa cosa, che sì, si possono fare
i parchi a basso rischio. Ma chi lo decide quando un parco è a basso o ad alto rischio? Certo, sì. Perché quella della povera donna che è morta era ad alto rischio, era un parto normale. Sì, è stata una complicanza poi alla fine. Esatto, quindi la complicanza può venire anche in un parto normale, considerato normale. Quindi non mandiamo questi messaggi con terminologie mediche che lasciano il tempo che trovano, perché ripeto, creiamo facili entusiasmi e poi la gente perde ancora di più fiducia verso la classe politica e verso i rappresentanti delle istituzioni. Quindi salutiamo con favore e con soddisfazione e diciamo la firma del subcommissario che ha liberato un po' le risorse per come dire, completare alcuni lavori che erano già iniziati per mettere a norma il punto nascita. Ecco, questo e quindi invito tutti alla prudenza ed invito tutti a non abbandonare questo atteggiamento di unità e questo atteggiamento di impegno, perché se abbassiamo la guardia è finita.